Ciao ragazzi, ciao a tutti, ciao, ben ritrovati in questo quarto appuntamento di Caffè Musicale. Quindi oggi brindiamo il primo mese di Caffè Musicale. Ma passiamo subito all'argomento di oggi. Oggi affronteremo il discorso della conversione dall'analogico al digitale. Sempre di più si parla di digitale oggi. Ormai anche i chitarristi, che sono sempre rimasti aggrappati al loro mondo analogico di amplificatori e pedali, stanno iniziando a passare un po' al digitale. C'è chi è pro, c'è chi è contro, questo per ora io non mi voglio addentrare. Se vi può interessare questo confronto, fatemi sapere, scrivetemi nei commenti, scrivetemi in privato. Potremmo organizzare una puntata dove parleremo con un chitarrista. Fatemi sapere. Questo sviluppo è in parte dovuto alle nuove tecnologie che ci permettono di avere una maggior capacità di calcolo a differenza delle macchine che c'erano negli anni 80 e negli anni 90. Pensiamo solamente a determinate schede audio che esistono in commercio oggi a poche migliaia di euro. Al loro interno hanno dei processori DSP che sono processori dedicati all'elaborazione di calcolo delle fonti sonore che arrivano alla scheda. Cerchiamo di capire come funziona questo processo di conversione. Per capire come funziona bisogna aprire una piccola parentesi matematica, parlare un attimo di algebra binaria. Cos'è l'algebra binaria? Nel mondo dei computer i numeri vengono rappresentati da una serie di 0 e 1, quindi con delle combinazioni di 0 ed 1 noi possiamo rappresentare dei numeri. 0 ed 1 sono scelti perché rappresentano 0, la mancanza di volte, di corrente, 1, la corrente, quindi attraverso il nostro segnale possiamo rappresentare uno 0 o un 1. Ad esempio, per rappresentare uno 0 possiamo prendere una successione di 4 valori, 0000, e possiamo rappresentare il numero 0. Per rappresentare il numero 1 possiamo prendere sempre i nostri 4 valori e fare 0001. Possiamo fare 0010 per rappresentare il numero 2 e così via. Il 10, ad esempio, sarà 1010. Ogni 0 o ogni 1 che noi utilizzeremo nella rappresentazione numerica è un bit che viene utilizzato. Ogni cifra utilizzata per esprimere un numero rappresenta il numero dei bit. Con 4 bit si possono rappresentare 16 numeri decimali. Con 8 bit invece possiamo avere 256 rappresentazioni numeriche. 8 bit sono un byte. 1024 bit sono un kilobyte. 1024 kilobyte sono un megabyte. E così via. Nella conversione analogico-digitale, la quantità di bit rappresenta la qualità dei dati. Oltre ad una buona qualità dei dati, abbiamo bisogno dei dati. Come prendiamo i nostri dati nella conversione di un segnale analogico? Prendendo dei pezzettini di questo segnale da convertire. Come abbiamo detto nel primo appuntamento, il suono è una variazione ciclica della pressione dell'aria nel tempo. Un microfono, ad esempio, capta questa variazione e la riproduce sotto forma di segnale elettrico. Questa trasformazione da segnale analogico a segnale digitale prende il nome di campionamento. Questo termine, il campionamento, deriva dal fatto che noi preleviamo campioni di segnale a intervalli di tempo regolare. Ogni campione è pari all'ampiezza del segnale nell'istante in cui viene prelevato. Questo ritmo costante viene definito frequenza di campionamento. In pratica noi non preleviamo l'onda intera, ma tanti puntini vicini dell'onda in modo da poterla rappresentare il più simile possibile. E tutta la parte del segnale che non viene campionata va persa? Un segnale audio è un segnale limitato in banda, cioè le sinusoidi che lo compongono hanno frequenze comprese tra i 20 Hz e i 20.000 Hz, il nostro udito. C'è un teorema per il quale sappiamo che se il campionamento viene eseguito ad una frequenza pari almeno al doppio della banda del segnale che si sta campionando, il ritorno dall'analogico al digitale avviene senza perdite di informazione. Quando il mio segnale torna alle casse per tornare in analogico, otterremo lo stesso suono che avevamo prima del campionamento. Purtroppo, a causa di un problema di memorizzazione, esiste una perdita di dati per la quale viene necessaria un'operazione chiamata quantizzazione. Quanti di voi conoscono questo tipo di quantizzazione? Fatemi sapere, altrimenti vi proporrò un video su questo tipo di quantizzazione. In conclusione, per campionare un segnale audio, devo definire un numero di bit per determinare la qualità dei dati e una frequenza di campionamento per definire la quantità dei campioni. Ovviamente, più questi valori sono alti, maggiore è l'affidabilità. Ma facciamo attenzione, perché aumentando questi valori aumentano anche le prestazioni richieste delle nostre macchine. La qualità del CD audio, forse ormai del vecchio CD audio,
è a 16 bit con una frequenza di campionamento a 44/100. Ragazzi, per oggi è tutto, vi ringrazio della visione. Se vi è piaciuto il video mettete un like, lasciatemi dei commenti, iscrivetevi al canale YouTube Stefano Vaccari Caffè Musicale, attivando le notifiche attraverso il campanellino per rimanere aggiornati ogni volta che esce un video nuovo. Seguitemi su Facebook, seguitemi su Instagram, Stefano Vaccari Caffè Musicale. Vi ringrazio e ci vediamo la settimana prossima. Ciao!